Ormai la struttura del nuovo terminal crociere del Molo Rinascita del porto di Cagliari è stata sistemata con le sue grandi arcate e si sta procedendo alla posa del pavimento e alle rifiniture. Probabilmente a luglio Cagliari disporrà di un moderno terminal accogliente per i tanti croceristi che arrivano e che avranno a disposizione 1000 metri quadri coperti con spazi dedicati, servizi navetta e bus per escursioni a portata di mano. Il nuovo terminal, che costerà 800.000 euro, occupa un'area di 10.000 metri quadri, di cui 1.000 coperti. Al suo interno è prevista la zona consegna bagagli e quella per il loro controllo radiogeno. Ci sarà anche l'area per i controlli di sicurezza dei passeggeri, la sala di attesa e i servizi igienici. Anche gli uffici dell'Agenzia delle Dogane e un punto di appoggio per tour operator. Nell'esteso piazzale esterno si sta sistemando l'area coperta per la riconsegna dei bagagli e l'area parcheggi per i bus delle escursioni e per la sosta delle auto dei croceristi. Tutto il complesso avrà un importante arredo urbano, con sistemazione del verde e dei percorsi pedonali segnalati in modo originale che renderanno l'intero terminal accogliente e gradevole esteticamente.